E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo vlog. Siamo alla seconda puntata del vlog serale. Questa sera l'argomento, come vi ho scritto sulla pagina Facebook, sarà lo scontro naked contro sportiva. Vediamo un po' da che parte andare adesso. L'altra volta siamo andati a destra, oggi andiamo dall'altra parte. La questione naked contro sportiva è una delle più vecchie che esistano e spesso sento chiedermi comunque quale delle due preferisco o dei consigli su quale tipologia di moto uno potrebbe comprarsi, e quindi ho detto va, questa sera facciamo un giretto e parliamone un attimo. Allora, non esiste tra le due la moto migliore rispetto all'altra, nel senso che la sportiva è quella che ovviamente in pista ha una resa migliore, quindi è quella più pistaiola, è quella con prestazioni più elevate, ma non è detto che sia la moto giusta per tutti. Infatti non andiamo solo in pista, andiamo anche in strada, e quindi diciamo che ci sono delle differenze tra naked e sportiva che comunque vanno prima analizzate, prima di poter capire qual è la moto adatta per se stessi. Infatti, appunto, ripeto, non siamo tutti uguali, non a tutti piacciono le stesse cose, non a tutti piace andare a 270 all'ora, non a tutti piace essere scomodi quando si va in moto, e quindi appunto sono dei punti da analizzare per decidere qual è la moto più adatta per le proprie esigenze. Partirei con la prima differenza grande tra naked e sportiva, che è la posizione di guida. Chiaramente abbiamo una posizione molto più comoda sulla naked, in quanto si sta con una postura più seduta, più dritti, con la schiena, i polsi e le braccia meno caricate, e in definitiva chiaramente la naked è quella più consigliata se si vuole fare più strada. La posizione di guida sulla sportiva è molto caricata in avanti, quindi si carica sui polsi, poi anche lì dipende da che moto. Per esempio il mio GSX-R non è molto caricato, comunque non è molto scomodo sui polsi. Se prendiamo per esempio invece un R6, che è una posizione di guida ancora più estrema, lì l'ho provata e comunque si affatica molto di più i polsi. Comunque in generale la sportiva è quella più scomoda da usare per strada o per fare lunghi tragitti, ed è quindi quella meno consigliata se uno vuole fare tanta strada. La seconda grossa differenza sta nella protezione aerodinamica. Ovviamente sulla sportiva qua abbiamo la carena, sulla naked non ce l'abbiamo, e questo influisce non tanto su la velocità massima, ma quanto su come si va a una certa velocità. Per fare questo esempio, per parlarvi di questo concetto, vi farò un esempio tra due moto: una naked media Z800 da una parte e una R6 sportiva media dall'altra parte. Entrambe vanno a 200 km/h senza problemi, la differenza chiaramente è come ci vai a 200 all'ora, nel senso che con la sportiva, grazie al cupolino, comunque ti taglia tutta l'aria fino anche a 280, ma a 300 sulle 1000 così l'aria proprio non la sentite, vi accucciate, vi incarenate e dell'aria vi dimenticate, e vuol dire tanto perché comunque non avete sforzo sul collo, sul casco, non avete vibrazioni comunque anche sulla moto, e comunque non avete il casco che sballottola a destra e a sinistra. Io avendo avuto invece anche la naked, vi posso dire che sui 200 all'ora si inizia ad avere qualche problema proprio a causa del muro d'aria che vi viene addosso, il collo comunque si affatica per resistere all'aria, perché fate resistenza, e appunto il casco, bravo, bella manovra, una donna, strano, e non me ne vogliono le donne. Comunque vi dicevo, comunque la naked a certe velocità è meglio non andarci, in quanto non sono né pensate per andare a quelle velocità, né diciamo rendono a quel tipo di velocità, 200 all'ora, seppure ci possono tranquillamente andare. La terza differenza grossa sta nell'erogazione del motore. Infatti sia la sportiva che la naked moderne hanno raggiunto potenze equiparabili,
per le medie, io parlo sempre di Naked Sportiva Media, siamo nell'ordine comunque dei 125 cavalli. E come cambia l'erogazione? La sportiva ha la coppia in alto sugli 8000 giri, come anche GSX-R, e la Naked invece ce l'ha più in basso. Questo vuol dire che la moto è più sfruttabile, la Naked è più sfruttabile ai bassi, magari nei percorsi, penso, sulla strada o sui misti stretti, mentre la sportiva è chiaramente nata e pensata per essere sfruttata in pista. Quindi queste qua sono le differenze principali da tenere bene a mente quando si sceglie una moto. Non esiste la moto perfetta, o diciamo che ogni tipologia di moto devi scendere a compromessi. Ho elencato le differenze, ma quando si prende una moto o si sceglie una moto bisogna tenere conto anche di altre cose, come per esempio il tipo di percorso, il tipo di strada che ci piace fare e anche come ci piace farla. Per esempio, se vi piacciono i tragitti lunghi o i tragitti corti. Nel caso che vi piacciono i tragitti corti e non dovete fare strada magari in coppia, vi consiglio la sportiva, in quanto vabbè è scomoda, ma se tanto non la usate per lunghi tragitti va bene lo stesso. Se invece al contrario avete magari la ragazza, fate tragitti magari per andare al mare, al lago tutte le domeniche, allora vi consiglio più una Naked, in quanto è molto più comoda e vi stancherà molto meno durante il viaggio. Ovviamente ragazzi, il mio consiglio è quello di provare una moto prima di comprarla, perché secondo me comprare una moto sbagliata e guidare una moto sbagliata è la cosa peggiore che ci possa essere, in quanto vi rovina il gusto di andare in moto ed è veramente brutto. Quindi il mio consiglio è di provarla, ci sono vari modi. Quello più semplice sono gli open day che le case offrono di solito verso febbraio-marzo, anche se è vero che di solito durante gli open day fanno provare più le Naked che le sportive, però a volte chiedendo magari ve la fanno provare lo stesso. Io ho scelto GSX-R perché vabbè, adoro la ciclistica della sportiva. Mi piace andare veloce, comunque mi piace avere un certo feeling sulla moto, e quindi diciamo tutte cose che riesco ad avere con GSX-R, comunque con la sportiva, e quindi mi piace andare con questa. Detto questo, spero che il video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e noi ci vediamo al prossimo giro. Grazie, ciao.